Oggi andremo a parlare dell'Alqué ATX 340, un veicolo elettrico dalle prestazioni incredibili. km di autonomia, capacità di carico fino a 1630 kg. Pendenze superabili 35% e dimensioni compattissime, solo 140 cm di larghezza. Andiamo a vedere in dettaglio le batterie litio del veicolo ATX 340. La capacità è di 20 kWh e l'autonomia circa è sui 200 km. La cosa interessante delle batterie litio è che hanno prestazioni eccezionali anche alle basse temperature. Si può fare una ricarica normale e una ricarica rapida e anche le ricariche parziali durante i cambi turno. I tempi di ricarica. Di solito in 4-5 ore facciamo una ricarica normale, mentre riusciamo con il fast charger arrivare a 2 ore per fare una ricarica all'80%. Questo veicolo elettrico è omologato a livello europeo N1 e quindi può circolare sulle strade senza problemi. La velocità massima di questo veicolo è di 44 km orari. La TX è un veicolo molto compatto e molto stretto, misura solo 140 cm e ha una lunghezza di circa 3,5 m. Il vano di carico è lungo 180 cm ed è dotato di sponde che si possono aprire sui tre lati. Possiamo vedere questo ponte differenziale di origine militare che riesce a portare fino a 1630 kg. Di solito viene utilizzato su camion molto più grossi, invece qui lo vediamo utilizzato su un veicolo estremamente compatto. Questo dà una potenza eccezionale al veicolo. Una cosa molto interessante di questo veicolo sono le sospensioni. Pur essendo un veicolo a due ruote motrici, è in grado di affrontare senza problemi sia l'off-road sia anche sterrati di media difficoltà. Un altro accessorio molto interessante di questo veicolo elettrico è il ribaltamento idraulico, che permette di alzare il vano di carico senza fare fatica. Andiamo a vedere come funziona. È molto semplice, basta premere questi due tasti. E come potete vedere possiamo scaricare la merce senza problemi. Questo veicolo, pur essendo estremamente compatto, ha una cabina molto confortevole. Infatti anch'io che sono alto circa 1,88 m riesco a starci senza problemi. Il display permette di visualizzare le principali funzioni del veicolo. Qui abbiamo il tachimetro, qui abbiamo la carica della batteria e qui possiamo vedere l'energia. Cosa vuol dire? Qui è un amperometro e questo indica quando abbiamo un assorbimento dell'energia e si sposta verso il rosso, mentre se siamo in fase di rigenerazione si sposta verso l'azzurro. Ma cos'è la rigenerazione? Una cosa molto interessante di questa tipologia di veicoli elettrici è che quando io vado a frenare, ok, non serve premere il freno, ma se rilascio l'acceleratore, quindi in questa fase sono in fase di accelerazione, in questa fase sono in fase di decelerazione, utilizzando un solo piede posso frenare il veicolo. E la cosa molto interessante è che recupero tutta l'energia cinetica del veicolo e ricarico la batteria. Altri accessori che si possono montare su questo veicolo elettrico sono il riscaldamento, l'aria condizionata. Il riscaldamento ne abbiamo di due tipologie, sia quello elettrico ma anche il riscaldamento webasto, che può essere utilizzato soprattutto nei paesi molto molto freddi.
L'aria condizionata invece è un'aria condizionata che riesce ad arrivare fino a 55 gradi. I veicoli elettrici al CHEP possono essere collegati ad un cloud. Questo è molto importante perché possiamo vedere in tempo reale la situazione della nostra flotta. Possiamo vedere dove sono i veicoli, che carica residua hanno, quanti stop hanno effettuato e se ci sono problemi li possiamo risolvere in tempi estremamente brevi. Questo ci permette di ottimizzare i costi della gestione della nostra flotta. Altra cosa molto importante è la gestione delle ricariche. Quando i veicoli alla sera tornano alla base devono essere rimessi in carica, questa è un'operazione fondamentale, ma non sempre avviene. Con il cloud possiamo vedere se i veicoli sono stati messi in carica e se non lo sono procedere a metterli in carica. Grazie per averci seguito ed ora un saluto a tutti, ciao, ci vediamo alla prossima puntata.